Buongiorno da Casandrino, Luigi Di Donato di Casandrino, sul banco TV Haier 19 pollici, solo LED rosso, modello, vediamo un attimo, dopo mettiamo il cuscino, LT19R1B, insomma che ce ne fotta nulla, modello, l'importante è che dobbiamo prima capire che cosa è successo. Allora abbiamo detto solo LED rosso, accensione della tastiera locale, nessun segno di vita. Accensione dal telecomando, nessun segno di vita. Apriamo e vediamo un po' la situazione. Su questo modello qua non si toglie lo schienale, ma si toglie la cornice davanti. Esce fuori il pannello, qua abbiamo solo il ricevitore del telecomando. Esce fuori il pannello, dobbiamo togliere le viti che tengono fermo il pannello LCD. Questi sono abbastanza odiosi questi qua, che fanno perdere più tempo. Mi dà fastidio il fatto di avere la cornice davanti diciamo ai viti, eh? Così la teniamo da parte in modo che possiamo poi dopo ottimisticamente accendere il televisore. Poi vediamo solo i LED e il ricevitore IR. La cornice togliamo dalle scatole, sempre la vaschetta, altrimenti si perdono le viti. E andiamo a togliere i viti del pannello. Allora, una volta tolto tutte le viti che tengono fermo il pannello, si va ad alzare il pannello, però attenzione perché quando si alza il pannello, come minimo ci sta la flat, infatti, che tiene il contatto della, eccola qua, che al primo strappo facciamo fuori il pannello, qua, la flat del pannello, quindi bisogna prima sganciare, appoggio questo sul, una volta tanto si è rilevato utile il piede della, cioè alla fine non vedo niente, magari si vede più dalla videocamera che dal, di quello che vedo io. Ecco qua, ci sono riuscito. Anche lo scotch, togliamo, ecco qua, aperto. Adesso si può anche ribaltare. Stando sempre attenti che non si spezza nessun filo, di non forzare, di non tenere in tensione questi fili qua, i fili che vanno ad alimentare le lampade. Eccoci qua, inodiamo l'alimentatore. Alimentatore scatematico. Alimentano due condensatori gonfi, mo abbasso la videocamera, anzi la tolgo proprio dal piedistallo. Qua è il primo piano dell'alimentatore, abbiamo solo 12 volt in uscita, non so se si vede, i primi due pin a destra 12 volt in uscita. Allora a questo punto andiamo a togliere l'alimentatore, i connettori, per prima cosa me li segno così non ci confondiamo dopo dove andavano gli spinotti. Ecco qua, basta segnare uno solo, se segniamo tutte e quattro punte da capo. Ecco qua, ho sostituito i due condensatori, erano da 1000 microfarad a 20, erano a 16, l'ho messo a 25 volt. Adesso in uscita, prima era 11 e mezzo, adesso ho 12 e 2, 12 e 20, ma è chiaro che la situazione, la tensione è sfassata dal tester, dovrebbe essere 12 volte, infatti prima era 11 e mezzo, ma non era nemmeno 11 volte, devo cambiare pure il tester. Allora ogni tanto devo staccare, che ogni tanto entra qualcuno. Allora dicevo, LED rosso, accendiamo, ho programmato il Made for You, eccolo qua, LED diventa verde, chiaramente le lampade non si accendono perché manca proprio il pannello, però già è buon segno, adesso sta caricando i dati, ecco qua, LED verde. Andiamo a richiudere tutto e proviamo un po' la situazione. Spengo un'altra volta, lampeggia e poi dopo diventa rosso. Ok, chiudiamo tutto. Allora, prima di richiudere tutto, è chiaro che si prova di nuovo. Una volta messo il cavo della flat che va all'elettronica al pannello, una volta messo i quattro connettori delle lampade, andiamo a provare. Vediamo un attimo la situazione. LED verde. È chiaro che la prova si fa prima, sempre prima di chiudere, altrimenti si rischia che o non fa contatto qualcosa. Sta poi lampeggiando, eccolo qua. Vetrino, non gelandina, perfetto. Allora tutto a posto, si può richiudere. Ok, apparecchio richiuso, accendiamo LED rosso, diamo l'impulso dal telecomando. LED verde, lampeggia. Salvo imprevisti, si dovrebbe vedere 30 anni dopo.
si vede. Al libero dibattito. Ecco qua. Ora, le fonti letterarie. Qua c'è sempre un controluce, questo è un effetto della fotocamera che devo cambiare. 45. Devo comprare la GoPro, come ha detto l'amica, compra la GoPro, ce l'ho sotto al drone la GoPro, vedete? Sì, è un drone che sotto la GoPro. E poi come lo vedo? Senza fotocamera. Allora questo è tutto, Luigi Di Donato di Casandrino. Ciao ciao a tutti, al prossimo video. Tanti auguri a te, 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 tanti auguri a te. Tanti auguri a te, 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 tanti auguri a te.